il sax possiamo veramente suonare qualsiasi cosa. Questo è uno degli elementi più sorprendenti dello strumento sax, perché ha una malleabilità incredibile, dalla musica classica, il jazz, il rock, la musica leggera, pop, chiamatela come volete, musica elettronica, dance music, si applica veramente in maniera magistrale, funziona veramente su tutto. È incredibile, lo strumento sax ha una timbrica che si presta a ogni genere musicale. Ditemi un genere su cui il sax non funziona bene, anche su tutta la world music, la parte diciamo più musica asiatica, musica arabeggiante, veramente si adatta a tutto. Timbri diversi, modalità diverse, articolazioni. E poi pensate anche a un secondo elemento veramente stupendo della scelta dello strumento sax, è che è bellissimo. Lo strumento sax è veramente bello, indipendentemente dal fatto che lo suoniamo, è proprio bello. Io mi ricordo che quando avevo 13 anni, sì, 13 anni, dovevo decidere effettivamente che liceo andare sostanzialmente a frequentare. E al momento io non avevo le capacità tecniche per poter superare ed entrare al liceo musicale come pianista, anche se studiavo pianoforte. E mi hanno proposto tutta una serie di strumenti a fiato e nessuno veramente mi... Cioè, ovviamente io ho fatto la scelta più che altro sulla parte così visiva, di impatto. E tra, non me ne vogliate, l'oboe, il fagotto, il corno, che erano tutti quegli strumenti che effettivamente potevi con cui potevi accedere al liceo anche se sostanzialmente non sapevi suonarli. E io col sax invece era tutta un'altra roba, perché poi ovviamente il sax e il pianoforte, che sono i miei due strumenti diventati poi principali, si sposano perfettamente esteticamente a livello di suono, timbrica, tutto. E quindi veramente lo strumento sax è incredibile da un punto di vista di bellezza in generale. Queste due motivazioni sono tra le più quotate. Molto spesso sento il sax è bellissimo, ma che bello, c'è gente che lo compra e lo mette come soprammobile. Il sax, come il pianoforte, è uguale, lo tiene come mobile. E anche il sax, effettivamente, voi avete mai sentito di qualcuno che come soprammobile ha un fagotto o un corno? Non credo, ma magari il corno, qualche cacciatore ha qualche corno naturale, o non so esattamente come si definisca. Però il sax è il sax, appeso in qualche bar di Caracas, non lo trovate, fa il suo perché. Poi un'altra effettivamente elemento che lo rende vincente e che ti dà soddisfazione ad essere suonato. C'è uno di quegli strumenti che effettivamente ha talmente tante sfaccettature tecnico-musicali, e puoi fare il graffiato, e puoi suonare forte, puoi suonare piano, e ti dà una risposta timbrica interessante rispetto a quello che tu effettivamente vuoi che abbia, ovviamente dopo tanti anni di studio, però. Quindi questo è un altro elemento veramente rilevante. Ci sono degli strumenti musicali che, a quanto io so, sono un pochetto noiosi effettivamente, mentre il sax ti dà veramente quelle grandi soddisfazioni. Se tu ti metti lì, lo studi un brano con il sax, poi ti riascolti, ti dà quella sorta di carica e di pienezza che effettivamente appaga l'orecchio. E quindi quello sicuramente è un altro degli aspetti per cui il mio consiglio, se già non l'hai fatto, è proprio di scegliere lo strumento sax. Insomma, un tema leggero oggi, però secondo me interessante per chi si sente così attratto da questo strumento e non capisce il perché. Se ti è piaciuto questo breve, leggero video, metti like e scrivimi nei commenti qual è stato l'elemento che ha scatenato in te la voglia di cominciare a suonare il sax.